dagli sketch precedenti probabilmente avete già intuito qualcosa. Come ben sapete, o meglio, chi di voi ci segue da tanto tempo sa che nel 2019 Gabriele mi chiese di sposarlo. Sì, sono passati un po' di anni. Poi, però ovviamente non vivevamo ancora da soli, la situazione economica non era granché, il tuo lavoro. Tu cosa facevi? Agente Sì, immobiliare? lavoro di merda, Io se si può facevo dire. la grafica, freelance, perciò era tutta una serie di cose che insomma non favorivano una situazione, un matrimonio. Ma adesso, Adesso si può. quindi, quello che vi dobbiamo dire è la notizia bomba è che finalmente ci sposiamo. Ma ci sposiamo nel vero senso della parola e non stiamo pensando ancora di sposarci, ma ormai è praticamente un dato di fatto. Allora, lo scorso weekend a Torino c'è stata una fiera, nozze da sogno, come avete visto, sia sabato che domenica, a cui noi abbiamo partecipato insieme a nonna, perché c'era ancora nonna. Abbiamo girato un paio di stand, ci siamo fatti fare qualche preventivo, due chiacchiere, e adesso stiamo tentando di organizzare E trovare il posto giusto, più che e altro, trovare il che posto sarà giusto. difficile. Sì, però no, Sto guardando che le persone sono mezza chiuse. sono aperte. Sono mezza chiuse. Visto che dici che parlo troppo, vuoi dire loro quando abbiamo intenzione di sposarci, Allora, come? quando pensiamo. Lei aveva deciso 18 novembre, poi vabbè. Io in realtà a questo punto preferirei ottobre perché fa un po' meno freddo. Nel senso, se è novembre come quello che è passato, si muore di caldo. Se invece è novembre freddo, fa freddo. Visto che vorremmo cercare un ristorante con un po' di verde, un giardino Sì, ma quello più per le e. foto, Sì, ma anche per non cioè far distare il matrimonio chiuso. Cioè, piuttosto che fare l'aperitivo dentro, si fa fuori. Io vedremo. Comunque, sicuramente non ci sposeremo in estate, assolutamente no. preferirei ottobre a Non questo ci sposiamo in primavera perché con le mie allergie, ma anche no. In inverno fa troppo freddo e scegliamo punto. l'autunno, che tra l'altro, Esatto. come ben sapete se mi conoscete, è una delle mie stagioni preferite in assoluto, quindi neanche mi dispiacerebbe sposarmi nel periodo della zucca. Periodo della zucca. Eh Prima sì, ottobre, zucche, Halloween. così, va bene. Le zucche sarebbero invernali, ma sì, sono autunnali. Sì, sono Va autunnali, bene. punto, ho deciso io. Comunque, allora, alla fiera ci hanno, a parte dato che c'erano le più di cose. Sì, infatti la maggior parte è, ah, grazie, come sei gentile, poi messo in tasca brutalmente. No, più che altro che arrivati a un certo punto sembrava di stare in centro Quelli con. dell'Unicef o della Esatto, Mondadori. con le persone che ogni Scusa. due per tre ti fermano per la penna, per la cartolina, perché però giustamente, cioè nel senso, la fiera è fatta apposta, però dopo un po' è diventato un pochino pesante. Ma ad ogni modo, quando siamo arrivati ci hanno dato questo bellissimo sacchettino, guida sposi. Noi dentro ci abbiamo messo di tutto, tutto quello che ci davano l'abbiamo messo all'interno della busta, ma una cosa super interessante che ci hanno dato in omaggio è questa guida sposi, che è un bel libricino, che contiene tante cose veramente utili per l'organizzazione del matrimonio, a partire dai Io ristoranti, certo. questo non l'ho anche guardato. No, perché ogni volta che gli dico ci fermiamo a guardare un attimino, non ho molta voglia. Ci sono anche gli abiti, sia da sposo che da sposa, i gioielli, le fedi, insomma, tutto quello che necessita un matrimonio lo si può trovare all'interno di questa guida. Sì, alcuni abiti anche di là, se posso dirlo, facevano cagare. Sembrava un mezzo che etichetta al battesimo, non lo Allora, so. devo dire che stand interessanti ne abbiamo trovati. Tra cui un catering che ci piaceva incredibilmente tanto e un mago. Il Mago. mago. Il mago che non mi ricordo come si chiama. Carena, ma non mi ricordo se il nome è Massimo o più No, altro. Massimo Giancarlo Può può essere. essere. Comunque, Carena. Un bravissimo mago, tra l'altro uno dei migliori maghi italiani che veramente mi ha lasciata a bocca aperta, infatti Gabbo. Dopo questo incontro è andato nel negozio di magia e illusionismo che c'è a Moncalieri e si è comprato le monete per imparare a fare i trucchi con le monete, vi dico solamente Sì, che questo. uno me l'ha spiegato, ma Quella era un'idea molto molto difficilissimo. carina e ci è piaciuto talmente tanto che pensavamo di inserirlo proprio all'interno del matrimonio come intrattenimento insieme alla musica. Tra l'altro, scusa, mia mamma, io mi sto coi calici per fare un brindisi, che ci sposiamo finalmente dopo 9 anni. Io stavo leggendo qua, dice che non lo leggo mai. Spero alla nostra. Non ci posso credere che stiamo veramente iniziando ad organizzare il nostro matrimonio. È una cosa che abbiamo desiderato tantissimo. Qua non c'è scritto cosa Allora, propongo. mentre Gabbo sfoglia un attimo questo dépliant, perché è importante
E lo sfogli, in quanto comunque noi dobbiamo iniziare a prendere appuntamento. Sì, però chiedono dai 50 agli 80 euro per due antipasti, un primo e un secondo. Ma lì però bisogna accordarsi con. Allora. Sì, ma accordarsi, 50 euro per due antipasti, un primo e un secondo, li porta a mangiare davvero in trattoria a Cotolino, spendo uguale. Vabbè, allora vi mostro quello che ci hanno rilasciato. Ah, eccolo, è lui. Lo chef si chiamava Stefano Di Ceglia, docente cuoco da 20 anni. Ma no, sembrava giovanissimo. Sei Pensavo docente avesse la cuoco da 20 anni. metà. Infatti, sei docente cuoco da 20 anni, se li porta veramente bene. E questo è appunto il catering di cui vi stavo parlando prima, che ci ha colpito particolarmente tanto. Il preventivo che ha fatto in fiera erano 120 a persona. Più, se volevi anche inclusa la torta nuziale, erano 130 persona. E ci era piaciuto tanto sia il modo in cui ha presentato il suo stile di catering, insomma, sia quello che sia tutto quello che riguarda, per esempio, la prova del menù, perché sarebbe eventualmente venuto a casa nostra con i propri cuochi, portando lui tutto il materiale e quant'altro, avrebbe cucinato direttamente a casa nostra e la prova l'avremmo fatta qui, praticamente nella nostra sala. E io comunque questo. Cioè, dipende, se poi troviamo il ristorante, ok, però se troviamo la location io lo terrei in considerazione, Costa quindi troppo. dici che non ci stiamo, neanche magari contrattando un attimo il Guarda, prezzo. contrattando che 130 euro a persona per mi sembra 20 pasti in primo secondo, nel senso, Hai per ragione, carità, la qualità è al questo. massimo, però non è che vorrei alzare Questo. un po' più bassi. Poi, guardate quante cose che ci hanno dato, ci hanno dato veramente un Anche sacco. la carta ti ha Questa, lasciato. sì, questa è la carta, vedete, perché poi ci ha fatto anche un trucco di carta, non so se notate, ma ci sono scritti i nostri nomi. Perché appunto in Sì, questo. l'abbiamo scritti noi, non è che la magia era No, 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 far apparire. li abbiamo scritti noi, però ha fatto veramente un trucco di magia con le carte che era magia, magia pura, assolutamente. Quindi questa ce la teniamo come ricordo. Poi, questo cos'era? Questi Questo è. Ah, le decorazioni per la torta gli omini fatti a mano. sono i biglietti da visita del mago. Questo Molto essendo dello carino. staff. Ah, ecco. Abbiamo anche ovviamente parlato con il servizio musicale. Solo che anche lì i preventivi sulla musica sono veramente alti, contando il fatto che già solo 200 euro di base si devono pagare I per i diritti. diritti. Io dico sempre SEO, ma non è Non è SEO, è vero. SIAE. Si ha. Esatto, SIAE, non ce la posso fare. Allora, questa è stata una delle nostre prime scelte, il castello di Montaldo, ma già l'anno scorso. Perché Gabriele l'aveva contattato per email, avevamo chiesto già un preventivo e tutto quanto. E tra l'altro quest'anno in fiera abbiamo scoperto anche che il Castello di Montaldo ha partecipato ad un episodio di Quattro Matrimoni in Italia, e ovviamente la sposa che si è sposata a Castello di Montaldo ha vinto. E abbiamo scoperto anche che persino Anna Tatangelo ha voluto farci una Se un giorno puntata. almeno possiamo andarla a fare Quello mi questa. piacerebbe. No, mancherò noi così Sì, no, per. certo. Cioè, perché onestamente come prezzo è un po' costoso, ma in realtà non mi sono piaciuti molto i modi, posso dirlo? Sì, un po' Non è per fare troppo. cattiva pubblicità, però già si paga tanto, poi ok che magari quella era di fretta, ma 3.000 euro subito, ecco. Ok, Sì, ma allora diciamo calma. che ecco, noi eravamo seriamente interessati, solo che c'era una caparra altissima da dare, un pochettino buio, nel senso che il pacchetto, per carità, bello, compreso di tutto, però onestamente 3.000 euro di caparra subito sull'unghia, senza magari per dire sapere se i fiori li possiamo scegliere Ma guarda noi. che. Guarda, ma non è il buio che tu vai lì per parlare con noi di 3.000 euro. No, non è quello, Quando hai però. deciso tutto, devi No, darli. amore, stava al momento del contratto. Sì, ma il contratto lo fai dopo che lui ti spiega le cose. Non è che ti fa il contratto e ti dice apri 1.500 euro e i fiori sono finti. Cioè, prima No, si i fiori parla, sono quando finti. si è deciso, quando si firma, che si No, lo so, compra. secondo me ha ragione tua zia. Guarda, ma mia zia ha detto quello, ma non è che tu vai lì, fai il contratto, parli tutto, il contratto lo fai alla fine, non che per sederti al tavolo con lui firmi dai No, non sto 3.000 euro. dicendo questo, però in ogni Quando caso si sono concorda tanti di tutto. caparra da dare. Sì, ma il discorso era che quando hai deciso tutto, che confermi, che fai il contratto, dai 3.000 euro subito, non che lui ti dice quello, tu firmi e poi lui ti spiega. Che senso Ma io infatti non ho detto ha? No, hai questo. detto che devi dare 3.000 euro subito senza manco sapere i fiori se puoi deciderli. Sì. Ma non è così, prima parli con lui, poi firmi le Ma cose. grazie, meno male che prima si parla con E lui. allora, come fai a dire che devi dare 3.000 euro senza sapere che fiori li puoi scegliere o cosa? Abbiamo parlato 3 ore che sono fatto con tua zia. Sì, ma vai lì, ti spiegano, decidi, quando, tu il contratto lo firmi se vuoi Ma fare è lui. E ovvio. allora è anche ovvio che gli chiedi i fiori cosa che i fiori Sì, sono. è ovvio, ma se loro non, per dire, i fiori non li puoi scegliere tu, ma ti devi accontentare con quelli Ah, che ti danno quello sì. loro, Ma quello tu hai detto intendo. senza Al sapere se buio. il Eh fiore. sì, perché se lui ti dice che la fioraia è inclusa nel prezzo, ok? Però ti dice no, i fiori li decide la fioraia, non li Ah, decidi boh. tu. È al buio, E perché no, non ma sai come hai neanche che detto. tipo di Ah, fiori ti boh. arrivano. Non hai semplicemente capito qual era il Ma tu hai detto che discorso. non Ma senza vabbè, sapere. Vabbè. andiamo avanti. Poi abbiamo anche Qua parlato con una. cortiamo, se no. Abbiamo anche parlato con una wedding planner, però sinceramente noi la wedding planner non la vogliamo.
Per carità, perché 1500-1800 no, no, per le prezzo cose. di fiera, perché ha detto Sì, prezzo di prezzo fiera di fiera sono quelli i 1800. prezzi, allora dico prezzo di fiera Sì. per metterti Ma in fretta. ogni caso, no, nel senso, ci sono alcune cose che abbiamo proprio tolto a livello di spese, che adesso vi diremo, comunque ci Comunque i sono volantini, obiettivi. ok, che c'è con una fiera del genere fare dei volantini solo fronte senza neanche un Vabbè, minimo di retro, di questo grafica, cos'è? Ah, il niente. fotografo. Abbiamo anche visto un paio di fotografi, ma sinceramente senza togliere niente a nessuno, non mi piacciono. Cioè, io quello che cerco è un fotografo che non sia il primo fotografo capitato, perché onestamente ho visto dei fotografi in fiera, ma non solo, anche online, che fanno le foto un po' così, nel senso che le faccio meglio io con il mio smartphone, per dire. Poi, avendo studiato un minimo di fotografia e avendo comunque conosciuto dei bravi fotografi professionali, di sicuro so distinguere da un buon fotografo a un fotografo che anche no. Quindi penso che quella sarà la Trovare il fotografo trovare cioè nì, nel senso, io il fotografo ce l'avrei anche, bisognerebbe poi chiedere ce l'avrei anche io, se uno bisogna vedere. è forse parlando della stessa persona, no? No, E chi? una mia collega, l'altra Ah, il sarà tuo collega dovrebbe farci prima un paio di foto, perché è una cosa importante. Comunque, sta di fatto che, come appunto vi stavo dicendo, ci sono delle voci spesa che siamo andati già ad eliminare, come appunto le wedding planner, perché non ci servono, come l'estetista, non ci serve, la makeup artist, assolutamente no, non mi serve, mi trucco da sola. Poi quali altre voci abbiamo eliminato? vabbè, la parrucchiera, tutta La la grafica. parrucchiera, ovviamente, giusto, la parrucchiera, ovviamente, anche lì è una spesa che abbiamo tolto. E ovviamente un'altra grande spesa è appunto tutta la parte della grafica, quindi partecipazioni di nozze, bomboniere, segnaposto e quant'altro, perché quelle me le faccio da sola. Ovviamente, essendo ancora fino a prova contraria una grafica, sono cose che appunto mi farò da sola. Per quanto riguarda le bomboniere, invece, siamo anche lì a posto, quindi un'altra spesa in meno, in quanto già 2 o 3 anni fa, adesso non ricordo, avevo già acquistato le bomboniere e sì, le bomboniere e i portaconfetti, che sono cose che abbiamo già, ovviamente, per andare a prendere i confetti, ma lì, insomma. Quindi, detto ciò, visto che poi Gabriele dice che io parlo troppo e non lo lascio parlare, faccio dire da lui come più o meno faremo per il matrimonio. Non ho idea, non è che abbiamo realizzato una scaletta. Più o meno. Facciamo Allora, matrimonio in chiesa al mattino e poi il ristorante all'aperto a fare l'aperitivo e pranzo. è pranzo. E boh, Bravo. questo è. Certo. Ci sarà ovviamente la musica perché balleremo, saranno Se su riusciamo a stare nel prezzo, chiamare anche il anche mago, sarà Manuel Ma, divertente. che alla fine quello è il costo minore, il mago, tra tutto. E abbiamo anche. Ah, perché un'altra cosa importante è che sono 2 anni che già stiamo lavorando alla sistemazione dei tavoli. Cioè, Ah, sì. io tutta la mappa dei tavoli, eccetera, ce l'ho anche già stampata, l'abbiamo modificata 20.000 volte. E alla fine siamo arrivati alla conclusione che, non per mancare di rispetto a nessuno, per carità, perché io sono meridionale, mi sarebbe tanto piaciuto un matrimonio in grande, però Evitare ogni membro di entrambe le esatto, famiglie perciò sono faremo troppi. qualcosa di intimo, tra virgolette, nel senso che alla fine saremmo una quarantina di 45. persone, sì, 40-45 persone, di cui 16 sono amici, tutti gli altri sono parenti. Quindi adesso inizia il vero e proprio duro lavoro. Proprio perché, come vi stavo dicendo, dobbiamo iniziare a prendere tutta una serie di appuntamenti per i ristoranti, per le location, bisogna contattare fotografi, bisogna contattare videomaker. Che fotografi videomaker? Anche solo quelli che abbiamo in Eh sì, mente. mandiamo un messaggio. Sì, ho Ah, capito. sembrava che da spogliare, adesso che hai tutti i No, per fotografi. quanto riguarda gli abiti, invece è molto easy, nessuno di voi ha intenzione di spendere chissà che cifra per Ma l'abito. anche perché onestamente spendere minimo 800 euro, che poi non sono 800 perché questo saranno, ma per degli abiti in cui mi sento a disagio perché mi sento un pinguino, che cosa, anche no. Infatti Gabriele ha scelto di non vestirsi di nero perché dice che è il suo matrimonio No, e non un nero funerale. no. Non si Blu vestirà di neanche perché blu mi sta qui, meno elegante. perché comunque ha indossato giacca e cravatta blu per No, ma non è quasi quello, non mi 3 anni. piace il blu, perché trovare un blu bello che non sia puffo, che sia troppo scuro. Comunque lui Infatti sicuro. pensavo al grigio perché Sì, il grigio ci va bene. sta. Comunque lui sicuramente prenderà, molto probabilmente, prenderà l'abito da Don Gio, che è un negozio in via Garibaldi Buono. qua a Torino, Don Gio. E per quanto riguarda me, detto proprio papale papale, io l'abito da sposa l'ho anche già trovato e lo compro su Shein. È Prendilo un po' di bello, tempo prima perché. certo, è bello, è molto elegante, l'hanno anche già visto mia mamma, mia nonna, sua zia Barbara, dalla parte di mamma, è un vestito che è piaciuto molto e onestamente ragazze e ragazzi vi dico che con una 50ina di euro, per quanto mi riguarda, mi sono fatta l'abito da sposa.
Tanto, ovviamente, tutto quello che riguarda me lo vedrete, nel senso che cercherò di condividere il più possibile di tutta l'organizzazione del matrimonio con voi. Vi dico anche già che molto probabilmente, insieme alla mia migliore amica, No, insieme a sono Valeria, anche dai. sì, andremo a un negozio di abiti da sposa Curvy qui a Torino. Farò una serie di prove abito, non per comprare il negozio, ma per vedere quale tipologia di modello mi sta meglio. E ovviamente su questo vi porterò. Tanto qualsiasi cosa io vi Poi mostri vedi all'interno di quello che ti questo. innamori, 2.000 euro. Sì. Tanto qualsiasi cosa io vi mostri all'interno di questo canale, stiamo pur certi che Gabriele tanto non lo saprà mai perché tanto. Basta che lo metti come copertina, No, poi. me lo Tanto metto come copertina, ovviamente, io assolutamente. onestamente i video non li guardo, quindi. Esatto. Cioè, non ha voglia di farli, figuriamoci di andarseli a Tanto vedere. che i pochi video che ho fatto nel mio canale manco li guardavo io, quindi. Esatto. Sì, comunque ci saranno poi appunto da decidere i fiori, bisognerà andare a vedere per quanto riguarda le fedi. Che quella è una cosa che ovviamente lo sappiamo, spetterebbe testimoni, ma noi non vogliamo dare spese ulteriori a nessuno. E anche lì sarà qualcosa di molto, non semplice, non voglio dire semplice, sarà particolare. Non vogliamo la classica fedina nuziale che si fa a tutti i matrimoni, vogliamo qualcosa di originale. E adesso vedremo piano piano come organizzare il tutto. Intanto domani abbiamo già degli appuntamenti per quanto riguarda l'ambito ristorazione. Potesse lo chiamare. Esatto, e da lì poi vedremo e valuteremo. Niente ragazzi, che dirvi? Questa era la bellissima notizia che volevamo condividere con noi, quindi ci sposiamo. E adesso, per quanto riguarda la data, bisogna comunque vedere la disponibilità sia della chiesa che ovviamente dei ristoranti, della location che andiamo a scegliere. Il 18 novembre era una data definitiva se avessimo fatto il contratto con il Castello di Montalto, perché era una data super disponibile e la data inizialmente era quella. Però appunto, dato che ci siamo tirati due somme e abbiamo visto che i costi effettivamente erano troppo alti, saremmo potuti andare a risparmiare facendo una cosa di un pochino più easy, la data potrebbe cambiare. Quello che è certo è che ci sposiamo tra ottobre 2023 e novembre 2023. Poi tutti gli eventuali aggiornamenti ve li faremo sapere appena li sapremo anche noi, ovviamente. Direi che con Quindi questo è tutto. sì, ci sposiamo, amore. Sei contento? Eh sì. Diventa tua moglie? Diventa la signora Messina? Adesso chiudiamo che devo chiamare. Dobbiamo Sì, mangiare, devo dobbiamo, chiamare. esatto, dobbiamo chiamare per gli Bene, appuntamenti. ho un'ora per mangiare E e fare tutto perché torno a lavorare. chiamare. E niente ragazzi, detto questo, noi ci vediamo nel prossimo video. Vi lanciamo un bacione grandissimo. Ciao a Ciao a tutti! tutti!